Facciamo una pausa. Quindi queste sono due grosse mistificazioni che viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle. Quindi il funzionamento del denaro, questo fatto che ci dicono che non ce n'è più, che invece c'è, basta stamparlo e basta non darlo alle banche come invece stanno facendo. Perché l'altra cosa che è importante da capire del sistema economico e finanziario è che ora le banche sono in crisi. Ma il sistema economico, molte banche stanno fallendo e dovranno chiudere, alcune si sono state comprate dal San Paolo, prima o poi fallirà anche il San Paolo. Però, qual è il punto? Che le banche sono nate dall'origine come enti destinati a fallire, perché il loro compito era fallire, anche perché con le leggi che ci sono, diciamolo chiaramente, a fare un botto totale per una banca non ci vuole niente, perché proprio perché abbiamo un sistema di garanzia folle, che è un sistema di garanzie, come ho detto prima, che è folle per chi chiede il prestito, perché ti devo dare la casa e mi devo ipotecare una casa che vale il doppio del prestito, ed è folle anche per la banca, che spesso quella casa non se la prenderà mai, e i soldi di quella casa li vedrà dopo 20-30 anni. Qual è il problema delle banche? Qual è il punto di come lavorano? Che cosa fanno? Allora, la banca, sapete, presta soldi. In realtà la banca sostanzialmente crea denaro e crea ricchezza dal nulla, è una ricchezza solo virtuale. Allora, semplifico molto il discorso. Ipotizziamo che io ho 1 milione di euro e decido di aprirci una banca. Allora, quanti soldi posso prestare inizialmente? 1 milione di euro. Perché solo quello c'ho, più ci avrò magari quelli che depositano i conti in banca, ma adesso semplifichiamo il discorso, presto il mio 1 milione di euro, quindi io in realtà non faccio uscire del denaro dalle casse, te lo presto e è a tua disposizione, quindi non sempre verrà usato, non tutto, una minima parte. In compenso tu c'hai un debito con me, quindi nel bilancio l'anno successivo io scriverò che ho quel 1 milione di euro con cui sono partito, e in più ho 1 milione di credito che tu mi devi ridare, più gli interessi, ma semplifichiamo il discorso e diciamo solo che ho 1 milione che tu mi devi restituire. Quindi l'anno dopo io ho 2 milioni nell'attivo della mia banca. A quel punto posso prestare 2 milioni di euro. Prestando 2 milioni di euro io metterò a credito, perché è un credito contabilmente, 2 milioni, credito virtuale. Quindi avrò 4 milioni di euro e così via. Quindi io alla fine, partendo da 1 milione di euro, ho 50 milioni di euro all'attivo. Ma non è questo il punto, questo non sarebbe forse neanche così grave. La cosa più grave è il seguente giochetto. Presto una somma da, diciamo, 1.000 milioni di euro a uno stato estero, il Gabon, per fare delle operazioni. Il Gabon non riesce a restituirmele. Io dico, va bene, caro Gabon, che problema c'è? Io sono molto buono e generoso. Sapete che tempo fa spesso si era parlato di azzerare i prestiti ai paesi del terzo mondo, no? E certo che glieli azzerano. Sono buoni, sono bravi questi banchieri. In cambio si fanno dare qualche miniera di diamante. Quindi, dammi le tue miniere di diamanti, le tue miniere valgono anche meno dei 1.000 milioni di euro che ti ho prestato, quindi pensa quanto sono buono, ci vado pure a rimettere contabilmente, perché mi sono preso 500 milioni di euro di miniere, ma io te ne ho prestati 1.000, quindi ne ho persi 500. La stessa cosa fanno spesso con le aziende, con le grandi imprese. Presto alla Fiat X milioni di euro, dopodiché non mi può rientrare la Fiat, allora a quel punto io che cosa faccio? Io dico, vabbè, guarda, non mi ridare i soldi, ma dammi una percentuale delle quote azionarie, che valgono meno dei soldi che ti ho prestato, e pensate quanto sono buoni. Quindi, ecco, quindi il gioco qual è? Che io sono partito con 1 milione di euro, dopo qualche anno mi ritrovo spesso tanti debitori che non possono pagare. Pensate ai partiti, ad esempio, quelli non pagano mai i debiti. Di Pietro parte con la sua Italia dei Valori con milioni di euro di debito, contratti con la Banca Nazionale del Lavoro, mi pare, adesso non mi ricordo, potrei sbagliarmi sulla banca, comunque milioni di euro
da una parte di mutuo e da una parte di scoperto. Pensate un po', ma un partito che è un'associazione senza scopo di lucro, quando mai potrà ridare questi soldi? Mai, chiaramente. E cosa darà in cambio? Leggi, favori e cose.